Italia verso l'Isola delle Rose. Un viaggio pittoresco deve iniziarsi poeticamente e perciò vi invitiamo a visitare Rodi, sciogliendo un inno al suo clima dolcissimo, al suo cielo radioso, al suo mare di smeraldo. Dall'alto l'isola ci appare come un incantevole nido ospitale e sappiamo che sul suo suolo ubertoso crescono rigogliosi gli aranci, i cedri, la vite, i mandorli. Che i monti sono selve di querce, di abeti, di pini aromatici. Che nelle valli profonde fioriscono spontaneamente i mirti e le rose. Vediamo gli antichi bastioni fiancheggiati da alte torri, eretti dai cavalieri dell'ordine gerosolimitano che cingono ancora imponenti Rodi capitale, distesa ad anfiteatro su un colle in declivio fino al mare. Ma non vi è più traccia della statua del sole, il famoso colosso di Rodi, che era una delle sette meraviglie del mondo antico. Lasciamoci tentare dall'invitante panorama e ammaliamo nel porto. Città che sposa il fascino dell'Oriente musulmano alle memorie gloriose del Medioevo cristiano offre oggi al turista tutte le comodità di un'ideale stazione climatica. L'imponente modernissimo albergo delle Rose domina una vasta spiaggia gremita di bagnanti tutto l'anno. Caratteristico angolo del bazar. Ma ora conviene adattarsi ad un mezzo di trasporto molto meno dinamico dell'aeroplano con il quale siamo arrivati. L'ondeggiante e pacifica andatura dei muli è il veicolo ideale per inoltrarsi nella campagna assolata, dove l'obiettivo curioso si arresta su un mulino rustico.
di ragazze intimidite ma graziosissime nel pittoresco costume dell'isola. Un'allegra cadenza musicale ci chiama verso lo spiazzo dove si danza. E se è vero che la danza è l'espressione mimica del carattere di un popolo, vale la pena di soffermarsi e osservare. Rapido viaggio a Rodi, la capitale dei nostri possedimenti nell'Egeo. Poche ma eloquenti cifre testimoniano la radicale trasformazione che l'Italia fascista, apportatrice di civiltà nel segno del Littorio, ha operato nel piccolo borgo levantino, diventato una città attrezzata e suggestiva. Dal 1922 ad oggi la popolazione di Rodi è aumentata di circa 10.000 abitanti. Il movimento dei turisti è salito dai 700 del 1922 ai 60.000 di questi ultimi anni. Ecco il monumentale Teatro Puccini e il Palazzo del Governo nel caratteristico stile dell'isola. La Porta di Santa Caterina, il quattrocentesco Palazzo della Castellania, ora Casa di Dante. Una veloce passeggiata lungo la via del Mercato Vecchio. Ed eccoci nella via dei Cavalieri. Non sembra di essere in una città toscana. L'albergo detto della lingua d'Italia. Uno scorcio del vecchio arsenale. L'albergo della lingua d'Alvernia. In fondo gli scavi in corso per mettere in luce il romano decumano maggiore. La statua di Diocleziano. La casa del fascio con le statue di Cesare e Augusto. Tanto grande è stata l'opera di progresso civile compiuta dall'Italia fascista quanto grave l'incuria dei passati dominatori. La trasformazione della città è proceduta di pari passo con l'avvaloramento agrario dell'isola. Ne fanno fede i villaggi modello come questo di Campochiaro. E l'azienda di San Benedetto bonificata dall'irrigazione. Intorno alle linde case rurali fioriscono i giardini e le messi maturano rigogliose nel dolcissimo clima. Rodi produce 25.000 quintali all'anno di grano, 10.000 di orzo e avena, 60.000 di uva, 50.000 di olive, 52.000 di primizie, coltivando il 75% dell'area totale dell'isola. Misero borgo levantino, rinnovata nei suoi monumenti, abbellita di palazzi, di viali, di nuovi quartieri, restituita alla più gloriosa tradizione mediterranea con i templi e le opere rimesse in luce dagli scavi,
è oggi città italiana, sentinella avanzata nel Mediterraneo orientale. Ecco il palazzo del governo, nel caratteristico stile delle costruzioni cavalleresche dell'isola. Il teatro Puccini, il palazzo delle forze armate, la casa del fascio. Dinanzi alla casa del fascio la statua di Augusto. L'incantevole piazza detta delle cento palme. I nuovi quartieri, primo nucleo di una città giardino. La rinnovata moschea dei Santoni. Piazza dell'Arsenale restituita a monumentale dignità. Il museo dove sono raccolti tesori di arte greca e romana. Ecco una parte della mirabile collezione di ceramica greca. Santo Stefano rimettono in luce avanzi del tempio d'Apollo, del teatro e dello stadio. A Lindo, il castello dei cavalieri dell'ordine di San Giovanni, signori di Rodi fino alla conquista musulmana. Un'antica casa rodiota nel tipico stile dell'epoca. I resti di un tempio romano testimoniano lo splendore raggiunto a Rodi sotto il segno di Roma.